Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GT Online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione. Bella ragazzi, qui XWilly, ben ritrovati nel mio canale. In questo nuovo video oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 Online in compagnia del nostro Mino, all'interno del nostro attico di lusso, per il nostro consueto appuntamento del mercoledì con la serie Day. E oggi siamo qui con il Day 48. Allora, ogni tanto si sentono delle martellate. A sto giro non c'è la radio accesa, incredibilmente si è spento tutto. Però qualche rumore ci deve essere sempre. Difatti adesso ci sono i martellazzi che battono. Questo perché il nostro vicino ha ben deciso di attaccare un quadro. Ma va bene così. Ma bene ragazzi, io direi di buttarci come al solito a capofitto all'interno del casino per andare a girare la ruota della fortuna. Ah, e ovviamente come al solito vi ricordo di lasciare un bel like. Mi raccomando, superiamo assolutissimamente 500 like se volete altri video sulla serie Day. E posso girare la ruota tra 16 minuti? Devo aspettare 16 minuti? Comunque sia per l'appunto, mi raccomando, lasciate un bel like, condividete il video con tutti i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Se lo fate siete dei grandi. Mi raccomando, iscrivetevi perché è molto importante. Ebbene, mentre noi attendiamo questi 16 minuti per girare la ruota, vi lascio alla missione di Agatha Baker che abbiamo fatto insieme in live sul canale Viola. Ecco qua, ragazzi, mi raccomando, eh. Champagne, everyone. Ancora una volta, sempre. Sicuro ci sarà. Ok, missione, ora di incassare. Raggiungiamo il ranch. Ragazzi, allora, mi raccomando. Dat o Dan, facciamo lo stealth, ok? Dammi il passaggio, dammi Mercedes. Bravo. Allora, caro Daniel, facciamo così. Killiamoli di soppiatto, non facciamo rumori. Facciamo tutto molto tranquillo. Io miro quello lì e tu ammazzi quello là. Come ci mettiamo d'accordo non lo so. Appena vedi che parte il mio colpo, subito dopo spara. Miralo in testa però, non lo mancare, mi raccomando. Ora. Madonna, ok, buono. Ci siamo tolti, occhio alla telecamera. Ma grazie mille per esserti abbonato, Z Nemesis. Ragazzi, non facciamo casini. Muoviamoci con molta caution. È normale che usate ste armi pesanti, ragazzi. Con calma, andiamo con calma. Aveva visto il cadavere, ragazzi, si era insospettito, eh. Occhio. Cavolazzi, la camionetta. C'è la macchinina che gira. Levati, levati che ti vede, nasconditi. È stato trovato un cadavere. Ah, eliminiamo tutti allora, vai. Good morning, man. Spero di averlo preso, bene. Oh, godo. Guarda l'aereo dove si è incastrato. Guarda dove si è incastrato l'aereo, tra l'albero e la palla. Morti tutti? Eccolo qua. Abbiamo richiesto un elicottero, ragazzi, dobbiamo tirarlo giù. Salite su questo macinino, abbattiamolo. Io guido, voi sparate, dai. Tiriamo giù ad Avery, ok? Spara l'elicottero di Avery. Morto Avery, manca poco. Avery distrutto, oh yes. Ma cosa sono tutte queste esplosioni random? Ah, ma i Buzzard! È il Buzzard che spara, ora ci sono arrivato. E boh ragazzi, siamo arrivati a destination, sani e salvi. Com'è che non si ferma? Fermato, amico mio, aspetta che la squadra arrivi, ok? Ma questo chi rimpompa la voce, c'ha un vocione incredibile. Non ho mai capito perché licenziano Vincent, ragazzi. Cioè vi giuro, io mi auguro che Vincent ritorni con il nuovo DLC. Mi stava troppo simpatico. Guarda il mio Mino sconvolto. Ragazzi, era facile sta roba. Ciao martire, era facile sta roba. Sta missione era una baggianata. 100.000 dollari. Che ovviamente non avrete visto perché c'era sopra la mia cam. Ma va bene così. Benissimo ragazzi, finalmente il nostro turno. Il tizio prima di me ha vinto 25.000 fish. E beh, speriamo di vincerne altrettante. O perché no, vincere lo Zaba. Veicolo inutilissimo, però va bene. Giriamo sta ruota. Vediamo. La madonna, quanto piano l'ha fatto. 7.500 RP.
Va bene, io non c'ho parole, cioè veramente. Così l'ho fatto, ma non volevo fare così. È stato involontario, ve lo giuro. Comunque sia, eccoci qui fuori dal casino. E come avete ben visto, abbiamo completato insieme la missione del casino di Agatha Baker, missione impossibile da fare praticamente con altri giocatori. Soprattutto se, come me, incontrate i player più scarsi di GTA. Manco i bot giocano così male. Però succede, ragazzi, ci possiamo fare ben poco, ma il nostro totale ammonta a 8.792.476 dollari. Una roba incredibile. Siamo praticamente straricchi e abbiamo tutto ciò di cui potremmo avere bisogno su GTA Online. Cioè, cosa che ci mancano? Pressure Mark 2? La compreremo. Però prima, come potete ben vedere, là ci sta un pacchettino segreto con un punto interrogativo, no? Quindi noi adesso andremo lì e vediamo un attimino di cosa si tratta. Intanto prima io passo da qui e ammazzo questo con sta taglia, visto che mi sembra bello fermo, secondo me. Perché lasciarlo stare? Tanto è giusto giusto sulla mia strada. Bam! Headshot, bitch. 1000 dollari. 1000 dollari si aggiungono al mio patrimonio milionario. Fantastico. Con questi 1000 dollari mi comprerò un paio di mutante, credo, una roba del genere. Ah, vedi, ora sì che ci siamo. Ora sì che ragioniamo sotto l'hammer. Scusami, amico, tanto te c'hai l'hammer, non ti sei fatto niente, vero? Cioè, appunto, lui riparte tranquillo. Ma io non ho perso neanche un briciolo di vita. Ma è stato un impatto senza senso logico. Cioè, come ho fatto a non perdere vita? Me sarei dovuto distruggere. Forse ho perso il giubbottino. Boh, vedrò poi in edit. Comunque sì, è il pallino qui. La scatola misteriosa si trova esattamente qui. Qui vediamo un attimino di cosa si tratta, ragazzi. Dov'è che sta il container? Dovrebbe essere uno di questi container, forse, ragazzi. Eccola lì, ragazzi. Una macchinina. Indovinate un po' chi ci ha regalato questa magnifica Bentley. Ce l'ha regalata proprio lei, Agatha Baker, per aver completato tutte le missioni del casino. Fantastica sta macchina. Fantastica soprattutto perché è iper mega blindata. Quindi, hey, dovrebbe essere anche un bel po' potente. Poi ha anche la mitragliatrice. Bella, bella. Dunque, allora, giunti a questo punto qui, dove abbiamo ottenuto questa macchinina, io direi che con questa macchinina possiamo andare a fare delle missioni per guadagnare altri soldi. Missioni tipo la butto lì, un recupero di veicoli? Assolutamente sì, ma vorrei anche vedere gli incarichi giornalieri, un incarico del boss, un'attrazione parco giochi, vendi l'erba. Non la posso fare perché non ho erba da vendere, quindi F per gli incarichi giornalieri. Trova il boss dell'organizzazione e farlo fuori. Dimmi dov'è e ci vado subito. Guarda come diversivo. La proverei, ragazzi, tanto il mio ufficio è da quelle parti. Proviamo. Poi c'è uno che si chiama Tetto Giocoso. Ma mi spiegate che nick è Tetto Giocoso? Cioè, in base a cosa, quanto ti registri al PlayStation Network, come nome arrivi a scegliere Tetto Giocoso? Cioè, non capisco. Allora, credo di sapere dov'è il boss, perché vedo... Sì, l'ho visto sulla mappa. Ok, è sulla parte alta. Questo qui muore. Benissimo. E lui credo sia qui camperato da qualche parte in una di queste case. Cioè, a piedi che è meglio, ragazzi. Ma ok, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Ah, ma sull'Oppressor Mark 2 sta. Ma scusami, ma durante l'evento tu puoi stare sull'Oppressor Mark 2? Ma siamo seri? Ah, lo tirerò giù, ragazzi. Lo tiro giù. Vieni con quella scatoletta del cavolo. Mi ha ucciso, ma questo non mi farà arrendere. Lo devo ammazzare. Ah, vabbè, 500 dollari. Ci ho provato, ragazzi. È stato bello finché è durato. Ah, guarda che c'è il boss. Lo devo ammazzare. Almeno una volta lo devo ammazzare. Sto scimpanze con l'Oppressor Mark 2 qua. Ah, muori, ah, vergognati. Col fucile a pompa esplosivo, bello, ritirati. Senti, fammi salire sulla mia macchina e non ci pensiamo più, ok? Non mi interessa. Tutto ciò che accade qui non è di mio interesse, forse. Forse non è di mio interesse. Allora, ho appena visto che è iniziato un evento free mod che potrei fare assolutissimamente. Voglio fare. Però sicuramente sarà quello esatto della barchettina lì. Che odio totale, ragazzi. Credo sia l'evento free mod che odio di più. Ma noi lo affronteremo ugualmente. Forse se ci arrivo vivo. Ho tutti i pali oggi, sto prendendo. È una roba incredibile, cioè...
Oh, se non sono i pali, sono i fustini. Qualcosa la devo tirare sotto, incredibile, oh. Mo adesso saliamo su sto dinky del cavolo. Qua, oh là, guarda che bell'arrivo. Oppla, meno male che è blindata. Ora, piglia sto schifo. Andiamo a pigliarci le nostre casse. E ovviamente perdiamo miseramente, perché arriverà qualcuno con l'oppressor Mark II. Bene ragazzi, ed eccoci qui giunti alla porta aerei. Fantastico. 23 minuti per portare via tutti i pacchi. Ovviamente non li porteremo mai tutti via, ma... Salve, buongiorno, sono sempre io. Sono già venuto parecchie volte, vi ricordate? Peggio per voi che mettete la barca qua. Ehi, tu? Ma chi sei? È morto o non è morto? Come funziona? Ah, ok, è morto. Oddio! Ma non mi sparano? Beh, c'è un po' di lag. Okay. Sì, salve, buongiorno. Vorrei sapere una piccola cortesia. Ma come funziona il lag su sto gioco? Senti, pigliati un pacchettino. Non morire, non morire, non morire. È difficile non morire, ragazzi. Non si capisce una mazza qua. Big mistake. Cosa significa mistake? Che arrivo con i fiocchi, pazzesco. Salgo da qui, piglio la cassettina che sta qui. Ci sta una cassettina qui. Vabbè, devo andare a disattivare le antiaeree tanto. Altrimenti pigliare i pacchettini è assolutissimamente inutile. Qualcuno è già passato da qui? Credo ci sia passato il tizio, comunque sia arancione, visto che lo vedo bello competitivo. Accanito contro di me soprattutto. Tu, amico mio, muori pure. Ok. Ma non è che quello viene qua? No, lo chiedo così. Per un amico chiedo, eh. Ecco, lo sapevo. Mi sono suicidato come un cretino, ma va bene così. Ma che vuole questo? Lasciami in pace. Ehi. Ma quanto lag? Allora, la smettiamo di giocare a Roomba o non so cosa, eh? Spero non venga più, ragazzi, ma me lo auguro. No, c'è proprio la faccia di uno che sta per arrivare, guarda. Smettila di fare sta cosa, interrato! Sono bloccato. Tutto bloccato. 20 minuti. Oh, alleluia. Dov'è che sta 02? Perché non lo vedo? Dov'è? L'ho visto. Oh, alleluia. Ma lo sta facendo quello il PC, ragazzi? Mi sa di sì. Che mi rappresenta sta elicottero qua? Boh, io piglio una cassa, ragazzi, e gli do fiducia. Ma quello è scemo. Ha distrutto tutte le robe antiaeree qua. Cioè, ha distrutto tutti i jet. Ma siamo fuori. Ma guarda, guardalo, guardalo. Convinto, laggoso, scattoso, brutto. Ah, ma chiama l'elicottero della Meriwether. Hai capito, hai capito. Ma guarda, oggi io non so che GTA. Ma quanto? Che cos'è? Dammi sto elicottero almeno, non si può, vabbè. Senti, per favore, lascia stare. Ma non mi piglia neanche la cassa. L'elicottero non lo posso prendere, ragazzi. Andrò a nuoto. Bella lì, almeno una cassa me la porto a casa. Che vi devo dire? Ma ancora qua. Vuole ancora venire ad ammazzarmi, ma siamo seri? Ma questo è serio? Sì, ma lui è serissimo e non muore in ritardo. Se mi butto qua non cadi a mare, vero? Come al solito! Il lag di questo gioco oggi è incredibile. Mai visto prima. Da oggi in poi ignorerò a pier pari questa lotta tra business. Cioè, incredibile. Non si vede per il dito medio. Faglielo ora. Tieca. Oh no. Solo con l'oppressor Mark II sanno giocare sti qui. Oh, solo con l'oppressor Mark II. Accidenti a lui, accidenti. Guardalo, guardalo. Non c'ha manco il coraggio di passare da qui. Senti. Oh, Luca. Come al solito, tempo sprecato. Io lo sapevo già. Anzi, ti è cambio pure sessione. Non voglio avere a che fare con sto tizio con l'oppressor. Si sa mai. Metti caso, recupero il veicolo, mi fa esplodere. No, 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 non se ne parla. Meglio cambiare. Che bello. Spawnare su GTA Online e trovare auto ribaltate e gente che scappa via. Vabbè, senti, fatemi recuperare un veicolo che non ne voglio più sapere. Cioè, è incredibile, oh. La roba di prima, una perdita di tempo immane, infinita, lunghissima. Quella roba lì è da fare solo con l'oppressor. Non puoi fare altro, non puoi fare altrimenti.
Che cazzo stanno qui i pedoni? Io credo che GTA sia letteralmente impazzito. Spero che lo correggano nella versione PS5, perché se no altrimenti non oso immaginare cosa possa diventare GTA da qua in altri 2 anni. Cioè, incredibile. E io spero vivamente che mi dia un'auto di fascia alta come sempre, ma soprattutto facile da recuperare, non cose strane con l'elicottero, va bene? Perché mi noia? Io te lo dico già d'ora, te lo dico già da adesso che mi noia prendere il cargo Bob, va bene? Tutto mi puoi dire di fare, ma il cargo Bob no, perché mi noia. Rintraccia veicolo, conferma. Olà, vediamo. Che voleva Agatha Baker? Non è tuo lavoro, Agatha, sta tranquilla, questa è un'attività a parte. Ma l'ho avviata la missione o no? Ma mi scusate. Non lo so, con comodo, aspettiamo qua. Ma entro le 20 ce la facciamo? Ho come il presentimento che non si sia avviato, poi non lo so. Sì, vedi, me lo fa fare di nuovo. Va bene, fascia media, Entity XF. Ora ho miscliccato io, cosa che mi sembra molto strana. A me sembra di aver cliccato. Cioè, ragazzi, pazzesco, voglio dire, ma... Niente, oggi è così, è una cosa assurda. Ma che è possibile? Raggiungi l'area di partenza. Oh no, ma una gara fino a Palito Bay per una Entity. Tu sei veramente scemo, amico mio. Trasantato, malantato. Comunque ho fatto bene a prendere la Voltic, cioè nel senso, voglio dire, è una bella macchinina. Intanto io comincio, parto. Tanto so già dove devo andare. Olà, ci vediamo tra 8 km, ragazzi. Sarà una strada lunga e noiosa. Ehi, ciao amico mio, la mia macchina adesso è tua, grazie. L'auto è sua, la prenda e la porti via. Ma certamente che lo faccio. Che poi sta cosa è un po' insensata. Cioè, gli lascio la mia macchina, volendo potrebbe rubarmi l'auto. Diventa tipo un cambio auto, però va bene così. Ah, pure, quelli che mi sparano, ma sei serio? Bene ragazzi, ed eccoci qui giunti al nostro magazzino. 3330 dollari di danno, poteva andare peggio. Aumento di rango, grazie mille. Excuse me, don't testa la prova a tempo? Ma mi dissocio completamente, ma siamo seri? Riandiamo di nuovo a Palito Bay. Sì, che bello, yeah. Non vedevo proprio l'ora, guarda. Bene ragazzi, ci siamo ed eccoci qui. Conosciamo già tutti la strada. Credo sia quella, prova a tempo, vediamo se ho ragione. Esattamente, devo raggiungere la cava. Beh, buona fortuna a me, spero di riuscire a farla al primo tentativo. 3, 2, 1, via! Siamo a buon punto, ragazzi! Boh, ragazzi, forse arrivo anche con largo anticipo. 10 secondi d'anticipo, 15 secondi d'anticipo. Buono! Niente male, 102.000 dollari e ce li portiamo a casa. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo fatto... non lo so cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto cose astratte perché GTA laggava, robe così. Però abbiamo ricevuto un'auto in regalo, l'importante è questo. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente 500 like se volete che la serie dei continui. Ma soprattutto vi invito a condividere il video con tutti i vostri amici e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Quindi, se volete, questo è tutto. Bella regà!